Non andate via, perché dopo questa magnifica relazione del Presidente di Italy abbiamo ancora un momento che è veramente caratterizzante questa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Abbiamo ascoltato davvero di tutto in questa galoppata di discorsi e di relazioni, risultati, opportunità, minacce, sfide, obiettivi, strategie, affascinanti alternative, tutte a portata di mano, storie di vita, consigli per i giovani. Ne è uscito quasi un sistema planetario, il cui sole sono i nostri studenti, cui vogliamo dedicare la seconda parte della cerimonia. L'evento quindi ora si trasforma in una grande festa per felicitarci con i migliori di noi che hanno raggiunto un grande successo, acquisendo il massimo dei voti e quindi una laurea veramente ad onore, e poi chi invece ha avuto un exploit internazionale oppure ha esercitato sia il corpo che la mente raggiungendo grandi meriti sportivi. Ma soprattutto la novità di quest'anno è che anche i docenti si sono messi in gioco. Infatti premieremo per la prima volta il professore dell'anno. Certo, e l'orchestra ha scelto un brano emblematico per accompagnare l'entrata in scena dei nostri campioni. Il quarto movimento della suite orchestrale The Planets di Gustav Holst. È un brano riarrangiato da Martin Koch e dai nostri maestri Emanuele Fresia e Andrea Mogni ed è dedicato a Giove, popolarissimo in Inghilterra, usato nelle occasioni più importanti. Giove è colto nella sua triplice connotazione di pianeta più grande del Sistema Solare, di sovrano degli dèi e soprattutto di portatore di gioia, quella che auguriamo a tutti voi e ai nostri campioni. Signore e signori, Jupiter, the bringer of jollity. Thank you.
Allora, un tributo chiaramente lo dobbiamo a Barbara Rosetta, soprano. Nostra collega in università, e poi al flauto solista Loredana Campaner, al violino solista Angela Zappolla e ai nostri maestri Emanuele Presia e Andrea Mogni. Complimenti. Allora, vi chiedo di fare un passino indietro, altrimenti io e Alessandra crolliamo giù dal palcoscenico, perché iniziamo ora la nostra award ceremony. Premieremo i migliori laureati dell'anno accademico 2011-12, il magnifico rettore professor Cesare Emanuele e il prorettore professor Gastaldi sono pronti a consegnare le targhe insieme ai direttori di dipartimento. Procederemo in ordine alfabetico per sede e per dipartimenti, iniziando da Alessandria col Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Consegna il premio il direttore di dipartimento, professor Salvatore Rizzello. Un applauso. La miglior laureata del corso di laurea triennale in informatica giuridica per la pubblica amministrazione e per le imprese è la dottoressa Robin Devon Calandri, che è nata a Filadelfia negli Stati Uniti d'America, risiede a Ivrea, si è laureata in introduzione all'informatica giuridica con una tesi su IPVS, una prima patch giuridica. L'ha portata alla laurea il professor Massimo Vogliotti e ha meritato 110 e lode. Complimenti. Premiamo ora la miglior laureata del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, la dottoressa Roberta Della Fina. Roberta Della Fina è nata e risiede ad Asti, si è laureata in diritto commerciale sul tema molto attuale, leverage buyout, un'operazione finanziaria utilizzata per acquisire una società sfruttando la capacità di indebitamento della società stessa. Il titolo della tesi è LBO, orientamenti e problemi dopo la riforma. Relatore professor Eugenio Barcellona, correlatori professori Bianca Gardella e Andrea Serafino. Ha meritato 110, la loda e la menzione. Complimenti. Grazie al professor Rizzello. Passiamo al Dipartimento di Scienze del Farmaco. Consegna il premio il professor Pierluigi Canonico. Il miglior laureato del corso di laurea magistrale a ciclo unico in chimica e tecnologia farmaceutiche è il dottor Alessandro Ippolito, che di Rho, risiede a Parabiago, si è laureato in patologia, ha studiato il P50NFKB. È un regolatore chiave del differenziamento funzionale delle cellule mieloidi soppressorie, le MDSC. Relatore professor Antonio Sica, correlatrice professoressa Chiara Porta. E anche per lui 110, 100 su 110, la lode e la menzione. Grazie. Allora, è ora la volta del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Consegna i premi la professoressa Graziella Berta. Il premio al miglior laureato triennale del corso di laurea in Matematica e Applicazioni va al dottor Riccardo Longo. Riccardo Longo è nato a Torino, risiede a Fubine, in provincia di Alessandria. Si è laureato nel laboratorio di fisica con uno studio dell'accettanza dei nuovi rivelatori a grande area dell'esperimento COMPASS. Il suo relatore è stato il professor Daniele Panzieri e sotto la sua guida ha meritato il 110 e la lode. Complimenti. Complimenti. Miglior laureato, corso di laurea magistrale in informatica, il dottor Lorenzo Marcellino. Eccolo qua, nato a Moncalieri, risiede a Monbercelli, provincia d'Asti, si è laureato in supporto alle decisioni aziendali con una tesi sulla realizzazione di un sistema di recupero flessibile per lo studio di dati genomici. Guidato dalla professoressa Stefania Montani, ha ottenuto 110 lode e menzione. Con
consegniamo ora un premio speciale istituito per onorare la memoria di un indimenticabile docente della nostra università, il professor Giuseppe Della Casa. Consegna il premio alla figlia Chiara, a cui chiediamo di salire sul palco. Eccola qua. Giuseppe Della Casa era professore di fisica sperimentale ed è stato il direttore dell'allora Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate. Era conosciutissimo in campo internazionale, soprattutto per le sue ricerche nel campo della fisica nucleare, svolte in collaborazione con il CERN di Ginevra. La famiglia e i suoi colleghi lo vogliono ricordare premiando il laureato che ha dimostrato la maggior originalità nella ricerca, varietà delle tecniche utilizzate, organizzazione dei materiali della tesi, adeguatezza dei riferimenti bibliografici. L'ambito premio va alla dottoressa Alessandra Poggi. Eccola qua. Alessandra Poggi è nata a Tortona, risiede a Viguzzolo, si è laureata in scienze chimiche e insegnamento chimica fisica con la professoressa Chiara Bisio, con una tesi sullo sviluppo e la caratterizzazione dei silici mesoporose metilate e il loro utilizzo per la decontaminazione di acque d'otoluene. Ha meritato 110 su 110. Congratulazioni. Brava, complimenti. Grazie a Chiara Della Casa. E ora scuola di medicina. A consegnare il premio chiamiamo per prima la professoressa Fabiola Sinigaglia, che è direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale. Miglior laureato del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia è il dottor Matteo Castagno. Matteo Castagno è vercellese, abita a Villata, già l'anno scorso si era segnalato per la sua bravura con il premio speciale Malinverni. Si è laureato in medicina e chirurgia sotto la guida del professor Gianni Bona con una tesi in pediatria generale specialistica. Titolo: la valutazione della secrezione di GH durante il test GH-RH positivo arginina e concordanza con i livelli circolanti di IGF-I nel bambino con bassa statura. E oltre al 110 lode ha anche ottenuta la menzione accademica. Felicitazioni! Rimanga la professoressa Sinigaglia. Sì, tocca ora la miglior laureata triennale in infermieristica, la dottoressa Claudia Bacillo. Claudia Bacillo, cunese, residente a Cherasco, si è laureata in primo soccorso con il professore Emiliano Bruno. La sua tesi ha analizzato il dolore toracico non traumatico e ha verificato la procedura di triage infermieristico nel pronto soccorso dell'ospedale di Alba. E naturalmente ha meritato 110 lode. Complimenti. Ecco, ora chiediamo al professor Umberto Dianzani, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, di raggiungerci, perché la miglior laureata del corso di laurea triennale in biotecnologie è la dottoressa Stefania Faletti. Stefania Faletti è nata a Gagliate, risiede a Tomaco, provincia di Novara, si è laureata col professor Andrea Graziani in biologia molecolare, con una tesi sull'orientare il fuso mitotico, come la diacilglicerolo-chinasi alfa regola la polarizzazione in 3D. 110 e lode anche per lei. Ecco, la miglior laureata magistrale in biotecnologie mediche, la dottoressa Giulia Balzaretti, è assente per un improvviso impegno di lavoro. Lei si era laureata in terapia molecolare con la professoressa Fresu, e anche lei naturalmente ha preso il 110 lode. Chiediamo a questo punto al professor Marco Crengli, che è il vicepresidente della Scuola di Medicina, di raggiungerci, lo applaudiamo. Dobbiamo consegnare il premio speciale intitolato al dottor Francesco Malinverni e consegna il premio insieme al vicepresidente della Scuola di Medicina, la signora Piera Malinverni Zego. Francesco Malinverni era un ufficiale medico chiamato sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso di un'operazione militare sul Don, nel 1943, fu catturato dalle truppe sovietiche mentre stava curando malati e assiderati. Sarebbe morto nell'aprile dello stesso anno all'ospedale di Saratov, anche se poi la notizia è giunta ai familiari ben 50 anni dopo. E i suoi cari lo vogliono ricordare con un premio di 1.500 euro da destinarsi a un laureato che si sia particolarmente distinto nelle discipline umanistiche. E la commissione ha deciso di assegnare il premio alla dottoressa Miriam Gravellone. Eccola qua. È nata a Magenta,
risiede a Novara, si è laureata in medicina interna col professor Mario Pirisi con una tesi su polimorfismo del gene PNPLA3 ed elastometria epatica nel monitoraggio della malattia da fegato grasso alcolica e non alcolica. E abbiamo preso naturalmente 110 lode e menzione. Grazie. Grazie alla signora Malinverni, grazie al professor Krengli. Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa consegna i premi il direttore, professoressa Eliana Baici. Prego. Il miglior laureato triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese, dottor Stefano Piazza. Stefano Piazza è vercellese, risiede a Trino, ha conseguito il titolo con una tesi in ragioneria e i flussi finanziari e utilità nelle valutazioni. Sotto la guida del professor Lorenzo Gelmini ha meritato naturalmente 110 lode. Complimenti. Ecco, anche l'altro laureato di economia, il laureato magistrale in gestione dei portafogli immobiliari e servizi innovativi di intermediazione finanziaria, il dottor Davide Tedeschi, oggi non può essere con noi per un improvviso, proprio questa mattina, impegno sopraggiunto. Quindi direi a Alessandra di passare subito a Vercelli con a chi? Casa nostra, esatto. Giungiamo quindi fino a Vercelli con gli allori del Dipartimento di Studi Umanistici. Consegna il premio il direttore, professoressa Raffaella Tabacco. Partiamo dal miglior laureato della laurea triennale in lettere, che è dottoressa Martina Secci. Martina Secci è vercellese, si è laureata con la professoressa Eleonora De Stefanis, avanzando considerazioni archeologiche sull'edilizia residenziale a Vercelli in età medievale. Si è così meritata il 110 e la lode. Complimenti. Miglior laureato magistrale in filologia moderna, classica e comparata è il dottor Valerio Agliotti. Borgossesia, residente a Serravalle. Valerio Agliotti si è laureato in letteratura francese col professor Marcello Mastroianni e il titolo della sua tesi è Come l'io divenne fiore, decostruzione del soggetto in Jean Genet, e ha meritato 110 lode, dignità di stampa. Concludiamo la serie dei laureati con l'ultimo premio speciale intitolato a Roberta Caracci. Chiamiamo a consegnare il premio il dottor Oliviero Paolo Zenone. Che non c'è, allora inviterei la professoressa Mariella Zenone, la sua mamma, di raggiungerci sul palco. Grazie. Possiamo cominciare a leggere? Intanto. Allora, il premio che giunge alla sua quinta edizione è intitolato alla nostra cara collega Roberta Caracci, scomparsa tragicamente il 31 ottobre del 2008. Solo pochi mesi prima si era brillantemente laureata in studio e gestione dei beni culturali e si era quindi iscritta alla laurea magistrale. Per coltivarne i progetti e i sogni si è costituita l'associazione Follow the Dream, che ha tra i suoi strumenti quello di premiare il miglior laureato in discipline storico-artistiche o archeologiche. Il premio Roberta Caracci è stato assegnato a Michele Vescio. Michele Vescio è di Omegna, si è laureato in lettere con una tesi in archeologia cristiana e medievale, guidato dalla professoressa Eleonora De Stefanis, con una tesi sull'isola di San Giulio d'Orta tra tarda antichità e medioevo. Prospettive storiografiche e acquisizioni archeologiche. Ha meritato il 110 e la lode. Complimenti. Bene. Voi sapete, cari amici, che da 2 anni funziona il Centro Universitario Sportivo, è l'associazione in cui i nostri studenti possono riconoscersi nei valori dello sport. Successi sempre arrivati puntuali e come tradizione li ricordiamo nel corso della cerimonia di inaugurazione chiamando sul palco la presidente del CUSPO, Alice Cometti. C'è? C'è la dottoressa Cometti? C'è. C'è. Eccola qua, è di qua, la cercavo da questa parte. La bandiera del Piemonte orientale del mondo dello sport è stata di nuovo issata quest'anno da Erika Profumo. È una veterana, Erika Profumo. Erika Profumo bissa il suo successo appunto dell'anno scorso, 2 competizioni e 2 medaglie d'oro. Viene da Gamalero, in provincia di Alessandria, e si è iscritta al corso di laurea in informatica giuridica per la pubblica amministrazione e per le imprese. È tiravolista nella specialità fossa olimpica, ha vinto la medaglia d'oro individuale ai campionati nazionali universitari di Cassino e la medaglia d'oro a squadre delle Universiadi di Kazan in Russia. Complimenti. Bravissima Erika.
I nostri colori svettano in tutto il mondo. Atletica leggera, arrivano due medaglie, ce le porta Elena Vanessa Salvetti, che è di Gallarate, risiede a Ierago Comorago, provincia di Varese, è iscritta al corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche. Ha partecipato ai campionati nazionali universitari di Cassino, ha vinto l'oro nel salto in lungo e argento nel salto triplo. Bravissima! E infine premiamo una studentessa che ha vinto l'oro in una disciplina fino a qualche tempo fa preclusa a noi donne, il pugilato. Quindi applaudiamo Laura Passatore. Che tatuaggi! Laura è nata a New York e risiede a Cambiano, è iscritta al corso di laurea triennale in fisioterapia, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 64 kg ai campionati nazionali e universitari di Cassino. Congratulazioni! Brava Laura! Bene! Allora, con il terzetto degli atleti abbiamo concluso le premiazioni dei migliori studenti dell'Ateneo. Chiediamo a loro e ai direttori di dipartimento quindi di tornare ai loro posti in platea, ma li salutiamo tutti con un corale applauso. Passate pure in mezzo, sì, passate di qua o di qua, è lo stesso. Perché abbiamo ancora un bel po' da fare, il signor rettore e il signor prorettore si fermano qui, ovviamente, perché la didattica, sappiamo, è una delle tre missioni dell'università, è fatta dagli studenti, ma anche e naturalmente dai professori. Per la prima volta nella storia del nostro Ateneo siamo felici di assegnare il premio Professore dell'anno. Tutti gli studenti frequentanti hanno la possibilità durante l'anno di valutare l'insegnamento dei loro docenti compilando un questionario. Anzi, da quest'anno questa operazione è diventata obbligatoria per poter accedere agli esami. Infatti a noi studenti si chiede di valutare con un voto da 1 a 5 parametri come la cura nella preparazione delle lezioni, la capacità di spiegare in modo chiaro e comprensibile, la capacità di stimolare interesse per la materia, la disponibilità nel rispondere alle richieste e chiarimenti e a ricevere gli studenti, inoltre la chiarezza sulla modalità e sulle regole d'esame. Sono state prese in considerazione le valutazioni di 112 professori ordinari e 111 professori associati. Una media molto alta, supera il 4, che è considerato un risultato davvero soddisfacente. Ma uno di questi 223 professori ha superato tutti gli altri raggiungendo l'eccellenza assoluta. Chi è? Signore e signori, con grande gioia vi annuncio che il professore dell'anno 2013 appartiene al nostro Dipartimento di Studi Umanistici ed è il professor Alessandro Barbero. Che dire del professor Barbero, una ricchezza per l'intero sistema universitario italiano, professore ordinario di storia medievale, autore di una moltitudine di articoli, saggi, libri, anche divulgativi, noto a tutti per gli interventi televisivi a Superquark. Non dimentichiamoci anche scrittore di romanzi, uno dei quali ha vinto il premio Strega qualche anno fa, e il ministro della cultura francese lo ha nominato Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres per il contributo che ha dato alla diffusione delle lettere in Francia e nel mondo. Negli scorsi mesi il sindaco di Vercelli lo ha nominato cittadino onorario, raccogliendo probabilmente un desiderio che accomunava tutti i vercellesi. E oggi professore dell'anno. In più, voluto dagli studenti. Forse l'onorificenza più bella. Grazie, professore.
Vogliamo però tributare con un onore particolare due professori che sono stati da poco collocati a riposo. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, lo scorso dicembre ha voluto insignirli dell'ambito titolo di professore emerito per aver prestato 20 o più anni di servizio come professori ordinari e per essersi particolarmente distinti durante la loro carriera per i contributi originali di ordine scientifico, didattico e accademico. Consegniamo quindi il riconoscimento del ministro al professor Francesco Adamo e alla professoressa Francesca Romana Pacci. Allora cominciamo col professor Adamo. È stato docente ordinario di geografia economica al Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, dove è stato preside della facoltà e direttore del Dipartimento Antiriforma. Ha svolto attività di ricerca scientifica, divulgazione e consulenza professionale in tutti i principali filoni disciplinari e scientifici in cui si articola la geografia. Celebra i suoi studi sugli insediamenti umani, sull'organizzazione delle città e delle reti urbane, sullo sviluppo regionale e sostenibile, sulle strategie territoriali delle imprese e, più di recente, sulla promozione e gestione del turismo. Da buon geografo il suo nome è veramente conosciuto in tutto il mondo. Grazie professore. Grazie. Grazie infinite. La professoressa Pacci ha insegnato in varie università italiane e straniere, ha concluso la sua carriera al nostro Dipartimento di Studi Umanistici. Concluso. Tutt'altro, è ancora in giro in tutto il mondo perché è una delle maggiori voci sulla letteratura irlandese anglofona, con particolare riguardo a James Joyce. Poi ha studiato la poesia visionaria e anomala del tardo Settecento, del romanticismo inglese e irlandese, Smart, Clarke, Mangan, Coleridge, Byron, Shelley, di cui ha curato anche diverse traduzioni. Uno dei principali esperti di letterature moderne e contemporanee in inglese di paesi sottoposti alla colonizzazione inglese e ora divenute indipendenti. Vercelli è fiera di aver potuto conoscerla, apprezzarla e nutrirsi dei suoi insegnamenti. Professoressa Pacci. Grazie. Complimenti. Bene. Adesso possiamo andare avanti, grazie alla professoressa Pacci. Sì, ecco, grazie. Prego. Allora, ricerca e didattica sono la parte sinistra e la parte destra del grande cuore dell'università. Indissolubili, si alimentano e si influenzano reciprocamente e costantemente. La ricerca scientifica è uno dei fattori chiave per la crescita e lo sviluppo delle conoscenze e della società in generale, grazie alla sua capacità di fornire innovazione. Per questo motivo vogliamo tributare particolare onore ai nostri migliori giovani ricercatori, a chi ha avuto la migliore idea di impresa e chi ha saputo attrarre le maggiori risorse per la ricerca. I nostri campioni di ricerca sono il dottor Fabio Carniato, la dottoressa Maria Napoli, il professor Stefano Biffo e il team di Isalit. Accogliamoli con un grande applauso. Allora, i criteri per l'assegnazione del premio ai più giovani ricercatori sono stati tre: l'assicella anagrafica dei 38 anni, il numero di pubblicazioni, l'impact factor, l'indice che misura il numero medio di citazioni ricevute in un dato anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nel biennio precedente. Per premiare il miglior ricercatore dell'area scientifica chiamiamo il prefetto di Alessandria, dottoressa Romilda Tafuri. Ti accogliamo. Afferisce al Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica il dottor Fabio Carniato. Eccolo qua. Dottor Carniato ha 33 anni, è di Alessandria e lavora nel settore disciplinare della chimica generale e inorganica. La sua ricerca si basa sulla sintesi di composti molecolari organici di silicio, sui materiali estratti con composizione chimica controllata e sulla loro caratterizzazione morfologica, strutturale, spettroscopica e termogrammetrica. È difficile dirlo, chissà studiarlo.
In sintesi, il dottor Carniato studia i nanomateriali e nanotecnologie. Nel biennio 2012-2013 ha pubblicato 16 articoli, di cui 4 come primo autore, ed è stato citato 24 volte e ha collezionato ben 596 riferimenti bibliografici. Complimenti! Grazie al prefetto. Ora, per premiare il miglior ricercatore delle scienze umane, studi economici, giuridici, sociali, umanistici in senso stretto, chiamiamo il sindaco di Vercelli, avvocato Andrea Corsaro. E il campione della ricerca umanistica, che afferisce al Dipartimento di Studi Umanistici, è la dottoressa Maria Napoli, che è nata a Erice, vive a Vercelli, è ricercatrice in glottologia linguistica. I suoi ambiti di ricerca sono linguistica storica, tipologia linguistica, interfaccia tra sintassi e semantica, la morfologia. C'è un suo articolo: When the indefinite article implies uniqueness, a case study from Old Italian, che ha un impact factor di 53 riferimenti bibliografici. Poi, nel corso dell'anno, la dottoressa Napoli ha pubblicato 9 contributi, il numero più alto del suo settore. Felicitazioni! La ricerca scientifica ha bisogno vitale di risorse economiche, altrimenti non può essere portata avanti. Bisogna essere dunque anche bravi ad attrarre risorse dalle istituzioni e dalle fondazioni che finanziano ovviamente i progetti più validi. Per premiare il docente che ha attratto più risorse per la ricerca scientifica, chiamiamo il sindaco di Novara, dottor Andrea Ballarè. Afferisce al Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica il professor Stefano Biffo. Torinese, residente a Milano, il professor Biffo è associato di biologia cellulare. Ha concluso la sua formazione in America e in Germania. Oggi studia i meccanismi che regolano la sintesi delle proteine e la crescita cellulare, le cui alterazioni sono alla base della crescita tumorale, nonché di malattie ereditarie come la sindrome Shwachman-Diamond. Durante il 2013, il progetto No Coding and Translational Modulation of Gene Expression and Epigenetic Changes ha vinto il bando IDEE promosso dal Consiglio Europeo per la Ricerca nell'ambito del 7° programma quadro. Coordinato dal professor Biffo, ha tratto un finanziamento di ben 780.000 euro che si sommano ai tanti altri contributi che il professor Biffo riesce regolarmente a portare in Ateneo grazie alla sua attività scientifica. Professor Biffo, è un onore. Averla con noi è un onore. Complimenti. E infine premiamo la migliore idea d'impresa, per cui chiamiamo il presidente di Italy, il dottor Oscar Farinetti. Nel 2012 è nata e si è subito affermata la società ISALIT, acronimo di Innovative Solution and Advanced LED Imaging Techniques. Il team è formato dal professor Emilio Marengo, dai dottori Marcello Manfredi, Elisa Robotti, Marco Bobba e Greg Berman. E sono con noi il professor Marengo e il dottor Manfredi. Complimenti! Questa ISALIT, adesso vi spiego cos'è, è uno spin-off che ha come obiettivo il mettere in commercio soluzioni innovative legate all'utilizzo di tecniche di imaging accoppiate ad algoritmi che permettono il monitoraggio dello stato di conservazione dei beni culturali e di oggetti d'arte. Ma vi dico di più, ISALIT è la sola azienda al mondo a utilizzare il protocollo tecnico da loro sviluppato. In questo momento sta conducendo ricerche sperimentali sui celeberrimi rotoli del Mar Morto conservati all'Israel Museum di Gerusalemme e su preziosi manoscritti della Library of Congress di Washington. Ha partecipato alla Startup Piemonte Valle d'Aosta e si è classificata nella top 3. Complimenti ancora! Bene, chiediamo a questo punto di lasciare ancora il palcoscenico, perché a chi dobbiamo ancora consegnare gli ultimi 4 riconoscimenti? Alessandra. Allora, nel corso del 2013 ci sono persone che hanno compiuto un vero e proprio exploit. Abbiamo quindi ben 4 premiati, in ordine alfabetico la professoressa Sandra D'Alfonso, la dottoressa Annalisa Fanini, la dottoressa Simona Martinotti e il dottor Simone Sarasso. Accogliamoli con un applauso.
l'orchestra ci dà sempre delle grandi soddisfazioni. Alessandra. L'esploit internazionale nella ricerca scientifica è stato compiuto dalla professoressa Sandra D'Alfonso. Eccola qua. Sandra D'Alfonso, genetista presso il Dipartimento di Scienze Mediche presso l'IRCAD, Centro di Ricerca Interdisciplinare nelle Malattie Autoimmuni, è capofila italiana insieme ad un collega del San Raffaele in uno studio multicentrico internazionale che ha scoperto 48 nuove varianti genetiche associate alla sclerosi multipla. L'importante scoperta porta a 110 i fattori di rischio genetici noti per la malattia e fornisce importanti informazioni legate al meccanismo della malattia stessa. Complimenti. Ma gli exploit possono essere realizzati anche dal personale tecnico amministrativo e nel 2013 lo ha fatto Annalisa Panini, che è nostra dipendente presso il settore risorse umane in rettorato, è stata nostra studentessa, anzi la miglior studentessa del corso di laurea in giurisprudenza, ha conseguito poi il dottorato di ricerca nel 2010 e il 15 maggio 2013, quindi ci lascerà tra un po', ha vinto il concorso per entrare in magistratura. Complimenti Annalisa. Ora chiamiamo l'assessore regionale Riccardo Molinari a premiare l'esploit internazionale di un postdoc che è Simona Martinotti. Simona Martinotti. Simona Martinotti, postdoc del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, lavora presso il Laboratorio di Fisiologia Cellulare. Ha vinto lo scorso novembre a Londra il prestigioso Lush Prize, il premio internazionale dedicato alla ricerca nel campo dei test alternativi, proposto da Lush e da Ethical Consumer, per la ricerca nella cura delle ferite, nello skin health, benessere della cute, con rimedi a base di prodotti naturali. Complimenti. Brava Simona Martinotti. E concludiamo con l'esploit di un ex allievo, che è il dottor Simone Sarasso, che si è laureato in filosofia della religione nel 2003 col professor Ugo Perone, vercellese, adesso risiede a Novara, ma è diventato uno degli scrittori di noir e di romanzi storici più apprezzati del momento. Invictus e Colosseum, romanzi su Costantino e i gladiatori editi da Rizzoli, hanno venduto decine di migliaia di copie. Lo scorso dicembre Il paese che amo, edito da Marsilio, l'ultimo della trilogia che ha visto come prime uscite Confine di Stato e 70, ha vinto la menzione speciale al premio Scerbanenko, il più ambito riconoscimento letterario italiano per il genere giallo, per aver saputo efficacemente mescolare la storia sociale, politica e anche musicale in nero del recente passato del nostro paese. Complimenti. Bene, salutiamo anche i nostri exploit. C'è una piccola cosa tecnica che deve essere fatta adesso per salutarci, perché Alessandra non ancora, scendete poi con noi, aspettate un momento. Rimanete qua sul palco ancora un po'. Alessandra, che cosa succede adesso? Beh, io direi che prima di tutto bisogna dire che possiamo ritenerci soddisfatti di questa università e degli studenti e anche dei docenti, perché quest'anno è stato professore dell'anno. Che ci promuovono. Quindi, mossa di marketing. Sì. Inoltre l'università è fatta di tanto altro, perché c'è lo staff del rettore, tutti gli uffici del rettorato, il personale tecnico amministrativo, è un grande organo che ha bisogno di tutti, quindi complimenti a tutti quelli che hanno lavorato per la riuscita anche di questa giornata. Come ci avete tutti esortati, vorremmo chiudere questa cerimonia con un messaggio pieno di luce, di speranza, di amore, di nuovo umanesimo, per combattere tutto ciò che di negativo circonda le nostre vite. Abbiamo scelto un brano scritto nel 1969, periodo pieno di fermenti, contestazioni e great expectations, grandi speranze. Per eseguirlo abbiamo chiamato quattro solisti che appartengono al nostro Ateneo, ovviamente insieme all'orchestra e al coro dell'Università del Piemonte Orientale.
E li presento, sono Barbara Rosetta, Barbara Gallo, Dario Buonvino e torna con noi il nostro studente pop star Jacopo Massa. Vi dicono arrivederci al prossimo anno Alessandra Stefanini e Paolo Pomati. Grazie. 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 E adesso facciamo entrare il sole. Let the sunshine in. Revelation and the month to liberation Aquarius. Grazie e arrivederci alla prossima inaugurazione dell'anno accademico. Si parte!